Giornata europea del basket in tutta Europa, circa 60.000 atleti speciali, atleti partner, giocano a basket Special Olympics. Un evento importante che la nostra città ha sempre ospitato perché crediamo fortemente nell'aspetto dell'inclusione che viene fatto appunto nelle scuole. Un evento importante, come dicevo prima, che dà la possibilità a tanti ragazzi speciali di giocare con i loro compagni di scuola. E quindi insomma noi siamo qua, presenti al palazzetto e soprattutto oggi è giornata mondiale della disabilità, quindi un valore aggiunto a questo evento. Da anni la scuola collabora con Special Olympics, il comitato appunto anche italiano paralimpico, per tutte queste manifestazioni, perché riteniamo che sia fondamentale l'integrazione, l'inclusione, la condivisione soprattutto dello sport tra i ragazzi che affrontano realtà che sono talvolta distanti dal loro quotidiano. E proprio la Spezia è stato il polo da cui è nato tutto il movimento anche a livello nazionale. Il MIUR oggi, appunto lo staff regionale di educazione fisica, ha contribuito con le premiazioni dei ragazzi, ma è comunque sempre vicino per qualsiasi evenienza appunto a queste realtà. Anche il Panathon Club partecipa sempre a queste manifestazioni, perché Special Olympics è molto vicino al Panathon e il Panathon viceversa. Io come personalmente ho partecipato tante volte, perché prima ero al MIUR, per cui ho visto anche in questa manifestazione proprio l'entusiasmo dei ragazzi. È una cosa molto importante, sono migliorati tecnicamente, ogni anno giocano sempre meglio, si vede sempre più questa integrazione. È una cosa molto bella, perché comunque diamo una mano a ragazzi che comunque vogliono fare sport, vogliono partecipare a queste cose, noi diamo la possibilità di aiutarli, anche noi ci divertiamo alla fine a giocare insieme a loro e a dargli una mano. Come sempre tanti gli istituti della nostra città che partecipano, e vorrei ricordarli, dare un ringraziamento sincero a tutti i dirigenti: l'Istituto Alberghiero Casini, il Parentucelli Arzelà, l'Enau di Chiodo, l'Istituto Liceo Mazzini e l'Istituto Fossati da Passano, perché comunque devo dire sempre i dirigenti hanno collaborato in una maniera magnifica, e soprattutto i docenti e tutti gli insegnanti che collaborano da tantissimi anni.